Non esistono regole rigide per vivere bene il Natale, anche se si tratta di bambini che si dividono tra mamma e papà quando i genitori sono separati. Ogni situazione va valutata caso per caso e il pediatra deve essere di accompagno. Non può operare delle scelte, tuttavia un consiglio lo può dare: evitare di riempire i bambini di giocattoli, perché questo sminuisce l'importanza del dono e crea solo confusione. A dirlo è Alberto Villani, presidente della SIP, che insieme al Lido ha lanciato una nuova campagna di formazione e informazione sul ruolo del pediatra sentinella educativa, divulgando ai pediatri due opuscoli informativi. Un bambino che riceve troppi regali in realtà si disperde tra i regali senza concentrarsi magari su un unico regalo che gli darebbe molta più soddisfazione. Dal punto di vista poi di quelle che sono le regole alimentari, anche lì è bene viverle al meglio, e io incoraggio sempre, come posso dire, la possibilità di ampliare anche lì le proprie conoscenze anche culturali e nutrizionali. Quindi se i genitori hanno realtà culturali e gastronomiche diverse, fare in modo che il Natale sia celebrato nel rispetto di tutte le esigenze di ogni bambino e di ogni famiglia. Ma chiaramente non si può intervenire dicendo stai con mamma, stai con papà o stai con la nonna, ma si può intervenire dicendo fate in modo che per questo bambino il Natale sia un momento bello, gioioso, come giusto che sia per tutti. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.